Siamo alla stazione QRP, qua in Z1 LBE, in compagnia del Fabrizio N3 Eco Charlie W e dell'Italia Uniform 1 Delta Yankee Delta. Marco, andrai per lui, eh? Avanti. Roger, ti ringrazio. Qui Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra. Alessandro, dai qualche informazione di più su cosa stai utilizzando, prego. Certamente, scusatemi. Allora, l'apparato è lo Xegu LX6100 e l'antenna è una Windom. È la prima volta che la uso in trasmissione, l'ho sempre utilizzata in ricezione come SWL. Ho detto stasera dai che l'accendiamo come antenna di trasmissione. A te il cambio. Sì, ancora un attimo, con quanta potenza stai andando fuori? 5 watt QSL. Perfetto, no, è pulitissima, il tuo segnale qua è un 920, quindi ti ascolto ottimamente bene. Allora aspetta, c'è in questo Italia Zelanda 1 Lima Bravo Eco, l'operatore Stefano, e poi la IN3 Eco Charlie Whisky, l'operatore Fabrizio, e la Italia Uniform 1 Delta e Greco Delta, l'operatore Marco. Prego Fabrizio, a te. Sì, benissimo, Ciao, allora, Alessandro di Delta 4, Victor qui per Sierra. Ma all'inizio non pensavo fosse in QRT, in QRP, perché comunque il segnale è forte, e sono bel 9, quindi non pensavo, assolutamente, si vede che comunque oltre all'antenna che va bene c'è anche una buona propagazione, perché qua mi arrivi con un 9.5, quindi segnale di tutto rispetto, la presenza audio è buona, quindi del piccoletto di funzionamento. Se poi al prossimo passaggio magari mi dici esattamente il modello. Benissimo, ciao Alessandro, me l'ho ascoltato 5-10 dB sotto al 9 qui da me, complimenti lì per il tuo QRP, arrivi molto bene, se ho capito bene lo Xegu X6100, lo Xegu X6100, beh, una bella... Sì, bene, allora Alessandro io girerò per te e tu girerai per il Fabrizio, Dunque, guarda, quello che ho preso io è un USDX più HF, 8 bande, e All Mode SDR. E quindi mi diceva l'amico proprio domenica, fa tutto, Dai 10 metri è largo, vai giù fino sugli 11 e ne prende di tutto e di più, ecco lì. Roger Vincenzo, mi arrivi anche più forte qua, mi arrivi anche più forte, probabilmente l'antenna è meglio accordata su quella frequenza, QSL?